Buongiorno Nicio e bentornato ai nostri microfoni, ciao! Ciao Simone, grazie, ciao. Guarda, sono contentissimo, te lo dicevo anche fuori onda, sono contentissimo di rivederti, di ritrovarti, anche perché credo che sia un momento davvero speciale per te questo. Sì, a parte che sono felice anch'io di vederti, lo sai. Sì, è un momento particolare, diciamo, è il ritorno dopo un po' di tempo, però era giusto fare un attimo una pausa, cambiare un po' di cose e ricominciare, vivere tante altre cose e ricominciare. Anche perché nuovo singolo, nuova etichetta, nuova produzione, ma quando hai sentito davvero l'esigenza di cambiare? Ma io volevo, diciamo che era un po' di tempo che volevo provare cose nuove, in tutto e per tutto, e siccome ho avuto un po' di proposte in questi anni, ho deciso di cambiare squadra e di tornare, che poi alla fine era la squadra con cui avevo cominciato tantissimi anni fa, prima ancora di X Factor, che è Universal, e in questo caso Polydor, perché è tutta squadra Universal, però poi si chiamano in maniera diversa, e ho deciso tramite Fausto Donato, che è il mio A&R, mi ha detto di provare. Ha detto: "Guarda, vuoi lavorare con questo produttore? È molto bravo." Io già lo conoscevo di nome e ho deciso di provare con Catù, ed è stato un amore a prima vista. Mi sono trovato benissimo, mi trovo benissimo, e sono molto felice del risultato, insomma. Guarda, io conoscendoti ormai da un po' di anni, avevo già avvertito in te la volontà di cambiare lo scorso anno, già durante il Festival di Sanremo, perché non ti ho visto sereno al No, 100%. no, non ero proprio sereno, non so come mai, però a differenza dell'anno prima, che invece doveva essere quello più spaventoso, ero più tranquillo. Lì ero un po', non ero serenissimo, perché mi si parlava sempre molto, molto spesso del brano dell'anno prima, e quando invece anche l'anno prima mi avevano contestato quel brano, insomma. Era un po' così, e volevo un attimo cambiare. Sentivo parlare troppo di numeri. Ecco, per me i numeri non sono importanti, nel senso, sono importanti perché ti fanno mantenere il lavoro, quello ma li ho sempre fatti, non è quello il problema. Però quello che interessava a me era pensare a solo alla musica, per cui ho deciso: basta, voglio cambiare, voglio stare un attimo da solo proprio. E così mi sono estraniato da tutto. Poi, dopo il Covid, perché purtroppo non potevo suonare, ho detto: voglio fare una cosa che ho sempre avuto in mente, cosa che volevo fare dopo l'estate l'anno scorso, pensando di fare tutti i concerti, di andarmi proprio a estraniare, andare a viaggiare. Volevo farmi un po' di isole, ma molto selvatiche, non roba con poca gente, d'inverno, andare sulle montagne, a stare proprio da solo qualche mese a vivere, a conoscere cose nuove. Così non potevo farlo, non è stato, non ho potuto farlo perché non ci potevamo muovere per l'Italia, col fatto delle zone gialle, rosse, eccetera. Allora ho detto: vado in Capraia, che è un'isola bellissima, dell'arcipelago toscano. È l'isola più lontana dal continente, diciamo, dell'arcipelago toscano, perché è accanto alla Corsica, proprio accanto, e mi sono trasferito lì. E io ora sono a Livorno perché c'ho da fare promozione, se no sarei lì. Quindi ho vissuto un inverno, cioè sto vivendo fa cose fantastiche. Ecco. È Certo. un'isoletta che d'estate c'è gente, ma d'inverno saranno in 150, quindi è proprio, per me c'è tutto, insomma. Per tanta Ma gente magari non c'è niente, però per me c'è tutto. anche perché quello di cui avevi bisogno è dello spirito che poi si può avvertire nel brano, perché proprio c'è la volontà, secondo me, di ripetere, questo spirito riflessivo. Poi il risultato davvero di un periodo in cui tutti abbiamo dovuto necessariamente fare i conti con noi stessi e solo con noi stessi. Sì, io credo che sicuramente è tutto un po' frutto anche di quello che è successo, chiaramente, perché io credo che chiunque di noi quest'anno almeno 10 volte abbia parlato da solo, almeno 10 volte. Per cui questo è un po' un dialogo con la luna, ma è soprattutto un dialogo con se stessi, ecco. Per cui tra le altre cose è una canzone che mi fa un effetto strano, nel senso che ho avuto lo stesso effetto 2 volte solo con 2 canzoni che sono uscite. Una era L'amore è e una era Nonno Hollywood. E questa mi dà proprio la stessa serenità che mi davano quelle canzoni. È proprio, non so come mai, perché sono 3 canzoni diverse tra di loro, però è come se io le sento che fanno parte di uno stesso campo semantico, cioè di una stessa cosa. Quindi Certo. vedremo.
No, ma anche perché secondo me è un inno anche di quello che è il potere della creatività. Dimmi come si fa a vivere senza pazzia. Bravi, sì, è quello. E poi alla fine la realtà è vivere di fantasia, poi alla fine. Cioè, quindi è un po' il motore di tutto, e anche il pensare al domani è sempre fantasia, è sempre immaginare. Per cui è impossibile, io non riuscirei mai a vivere senza l'immaginazione. No, poi comunque di questo brano mi piace anche proprio l'approccio musicale, perché si sente davvero la tua volontà e la tua voglia di suonare. Poi questa prima parte con solo la chitarra, io credo che sia un qualcosa di eccezionale che in qualche modo ti riappacifica anche con quello che è, tra virgolette, la produzione musicale. Ti ringrazio. Sì, è forse anche quello che mi dà un po' il senso di, appunto, dell'amore, che era tutto un gioco di chitarra. Qua uguale è stato il riff che l'avevo fatto in Capraia, poi siamo stati molto bravi io e Catù. La chitarra chiaramente l'ho suonata io, però io e Catù proprio in studio ci siamo messi lì, me lo ricordo ancora, abbiamo fatto due chitarre acustiche e un'elettrica, però cioè, ponderate proprio, pensate con risvolti, cioè che ognuna faceva qualcosa. Perché l'intento che si voleva dare noi era proprio di dire: ok, c'è una musica, come c'è una musica quando canti la melodia, ho scritto delle parole, quindi sto dicendo qualcosa, io volevo dipingere anche con la chitarra. Per cui è stato bello anche questo lavoro che abbiamo fatto insieme musicale, quindi sono molto contento, ma è un brano che proprio l'abbiamo lavorato bene, anche perché poi alla fine il ritornello l'abbiamo trovato insieme. Quindi è proprio. Sono felice di come sto lavorando. Sì, sono proprio felice. Certo, ma tra l'altro si vede anche proprio quell'attenzione che posta sul brano, e a tal senso mi viene in mente appunto un verso del pezzo quando dici: la fretta è il nuovo gioco della gente. In questo caso non credo che ci sia stata fretta, ma ci sia stato davvero tanto amore per i dettagli. Assolutamente sì, perché è anche un po' È stata un po' anche l'isola, perché lì ti accorgi che il tempo non passa mai. E lì cioè, veramente è assurdo pensare che cerchiamo sempre di rincorrere e di finire subito le cose, come avere un gran bel bicchiere di vino e berlo alla goccia o sorseggiarlo. E questa è la differenza, secondo me. Io voglio sorseggiarmi le cose, anche a boccate grandi, però sorseggiarle. E è un po' forse che quello abbiamo capito un po' tutti, cioè in questo anno orrendo, in quello che stiamo vivendo, tante cose che prima erano scontate, sembra banale dirlo, ma la realtà è giusto ripeterlo. Tante cose che erano scontate prima sono diventate quasi dei regali, no? Anche la birra con gli amici, quando pensavo al lockdown, quando è ritornata è stata quasi una cosa fantastica, un regalo, o l'importanza delle persone che ti vogliono bene, insomma, tante piccole cose che molto spesso non è che non ce le godiamo nemmeno, perché erano talmente abitudini e talmente le viviamo veloce, perché pensiamo sempre alla prossima cosa da fare. Io vorrei, sì, pensare alla prossima cosa da fare, ma intanto dopo che ho vissuto quella, un'altra cosa, capito? Non mentre sto vivendo quella cosa lì. No, assolutamente, assolutamente, anche perché tornando appunto a quello che può essere il progetto musicale, a live manca purtroppo ancora tanto, perché il tour teatrale è rimandato in autunno, ma la speranza è che ci sia qualcosa per l'estate, tu che dici? Guarda, io. Scusami, sono nato. Allora, io vorrei. Innanzitutto è rimanata a novembre. Io mi auguro e spero e credo che sarà così di farlo, ma sono convinto sì a questo punto, e di fare anche qualche data in più. Però per quanto riguarda quest'estate, guarda, proprio ieri mi hanno detto che. Io sono con Friends in Party, mi hanno detto che potrebbe esserci la possibilità di poter fare anche l'estivo qualcosa. E io vorrei tanto farlo, ho già in mente cosa fare, proprio per creare una differenza netta tra quello che sarà il suonare al chiuso e il suonare all'aperto. Io vorrei quest'estate fare una cosa acustica, che era un po' un mio sogno, un po' anche quello che vedo il mio pubblico piace molto quando mi metto con l'acustica proprio, perché poi è così che nascono le canzoni. Vorrei fare una roba del genere, nuda, cruda, però per poi differenziarlo da quello che sarà il tour teatrale, che sarà un tour super suonato con tanta Una musica. super band. Sì, con la super band, sì. Grazie Grazie mille, buona musica, speriamo di vederci presto. a te, Simone. A prestissimo.